Nessuna sconfitta per le abruzzesi, ma due pareggi e una vittoria a sorridere a pieno il Chieti di Tiziano De Patre. In prima divisione bello ed emozionante, peraltro su un campo pesantissimo, la sfida ad alta quota tra Pisa e l'Aquila. I rossoblù ci mettono l'anima e rimontano addirittura un doppio svantaggio. Già al terzo sono i toscani ad andare a segno con Rozio. La replica col bomber Arma alla mezz'ora. 2-0 senza repliche, un doppio colpo che striglia gli aquilani che nella ripresa giocano da grande, reagendo d'impeto e creando occasioni da gol a ripetizione. Libertazzi al primo del secondo tempo accorcia, primo gol con la sua nuova casacca per l'attaccante. Al trentesimo il capitan Pomante a finalizzare la mole di gioco espressa, pari giusto e rimonta da applausi. In seconda il Teramo conserva la vetta alimentando il vantaggio sul Cosenza sconfitto in trasferta. Diavoli però non brillanti che fanno fatica a dominare il Poggi Bonzi. L'equilibrio della partita si sblocca solo nella ripresa, quando al 18esimo Checci infila nella sua rete. 1-0 per gli abruzzesi, ma i toscani pareggiano nel finale grazie a Ferretti dopo aver cinto d'assedio la porta difesa da Serraiocco. Ritrova il successo il Chieti che ad Ischia vince con un netto 3-0. Grande la prova degli abruzzesi e gol tutti nella ripresa. Apre Guidone, poi il portiere Robertiello para un calcio di rigore. Ancora Guidone e poi Berardino aprono le porte al successo nero-verde. 0-3, meritato. Si aprono dunque nuovi scenari con Tiziano De Patre che giustamente gongola.